Bentornati cari amici a una nuova puntata di Estate in Appennino. Oggi andiamo a scoprire la storia di quello che è il nostro territorio. Siamo nel Bolognese per l'esattezza, nella zona di Monte Renzio. Ci troviamo infatti presso gli scavi archeologici di Monte Bivele, dove Francesca è andata a scoprire per noi quelle che sono state le origini dell'insediamento celtico risalente al III-IV secolo avanti Cristo. Lo guardiamo insieme. Ci troviamo a Monte Bivele in un luogo davvero molto particolare. Siamo in compagnia del dottor Gottarelli, che è un archeologo. Antonio, dove ci hai portati? Beh, qui siamo nel luogo che abbiamo scavato per 50 anni. Siamo a Monte Bivele, il complesso archeologico di Monte Bivele, nella Valle dell'Idice, vicino a Monte Renzio. Il luogo è molto importante perché si tratta di un insediamento etrusco della fine del V secolo avanti Cristo, un piccolo insediamento d'altura, caratteristico però di una demografia appenninica di cui si sapeva poco. Inoltre, dopo circa 80 anni dalla sua nascita, venne invaso da popolazioni celtiche e da guerrieri che lo occuparono e che vissero per altri 100 anni nel villaggio in una forma di convivenza che stiamo ancora studiando, conflittualità con la popolazione etrusca. Antonio, percorsa la strada che è rimasta, che avete mantenuto come nei tempi antichi, siamo arrivati all'abitato e vedo una serie di pannelli che accolgono il nostro arrivo. Come funzionano le visite qui? La visita funziona sulla base di un progetto che noi abbiamo realizzato sulle conoscenze che abbiamo acquisito di questo villaggio. Innanzitutto siamo su un promontorio, in una zona isolata, in una zona dove normalmente gli archeologi non vengono a scavare, quindi siamo in mezzo a un bosco. E qui abbiamo realizzato esattamente un percorso di visita che spieghi come abbiamo scoperto questo villaggio, come l'abbiamo scavato e naturalmente spiega anche, seguendo 9 tappe di un percorso che abbiamo realizzato all'interno, spiega i caratteri salienti dell'insediamento. E in questo piccolo villaggio vivevano persone che hanno interpretato i 2 secoli che sono il IV e il III secolo avanti Cristo in maniera moderna per l'epoca. Non erano cioè persone lontane dai grandi percorsi della storia. Questi guerrieri celti erano mercenari, li vedremo al museo quando vi porterò dentro al museo, dove vedrete le tombe che abbiamo trovato a Monte Tamburino, che è a 500 metri qui vicino. Era la necropoli di questo villaggio. Quello che abbiamo voluto mostrare ai visitatori è un antico villaggio del bosco, come veniva costruito da migliaia di anni da chi aveva questo culto delle foreste, il culto dei grandi guerrieri nordici. È un culto romantico anche legato a forme di combattimento individuali. Poi arriva Roma con la sua organizzazione e il mondo cambierà. Il villaggio era composto da una trentina di abitazioni, quindi era un piccolo villaggio di promontorio, per cui, come vedremo, è in forte pendenza. Era stato realizzato su dei terrazzamenti e qui nel pannello, che è il primo pannello dell'entrata alla visita, vedete grosso modo la fisionomia dei muretti che vennero costruiti per contenere le spinte del terreno. Il modello abitativo non è in muratura, è un modello ligneo che si basa proprio sull'uso dei materiali di costruzione trovati nel bosco. E sulla base dei nostri dati di scavo abbiamo potuto ricostruire esattamente l'impalcato ligneo e anche il sistema di copertura, che è un sistema tradizionale. E cosa molto interessante rispetto all'archeologia italiana è che siamo riusciti a convincere gli organi ministeriali a realizzare queste abitazioni esattamente sulle case etrusche. Quindi è uno dei pochi casi dove abbiamo delle ricostruzioni, archeologia sperimentale, abbiamo il potere evocativo della ricostruzione che consente al visitatore di avere un'idea dei volumi
delle abitazioni così come dovevano essere. Antonio, siamo, come da te promesso, nell'area che però, mi dicevi, area di fondazione, si chiama Area Fulmini. Come mai? Area Fulmini perché venne trovata in una circostanza particolare. Durante un temporale un fulmine cadde nel villaggio, insomma, sugli scavi che stavamo facendo. Accadde la notte e noi comunque dormivamo a Quinzano, che è il paese qui vicino, quindi vedemmo questo fulmine, perlomeno io lo vidi. Il giorno dopo, tornando sul posto, trovai un albero che era quello appunto colpito dal fulmine, che aveva questa scortecciatura molto radicale, e mi chiesi: ma se sopravvive, quest'albero manterrà una cicatrice per tutta la sua vita visibile. Da questa osservazione mi resi conto che in tutta quest'area tutti gli alberi erano stati colpiti da un fulmine, per cui chiamiamo quest'area area dei fulmini. Antonio, quadrante solare, ma che cos'è? Ah, il quadrante solare è una delle scoperte più straordinarie che abbiamo fatto in questo villaggio. L'oggetto venne trovato proprio qui e è oggetto di studio, ma è un oggetto straordinario perché è un quadrante solare. Il suo funzionamento l'abbiamo schematizzato in questa pietra che abbiamo lavorato. È più complesso il disegno del quadrante solare, però questo schema ha tre circonferenze concentriche con un foro che accoglieva un ognomone, cioè uno stilo, il cui scopo era quello di proiettare l'ombra sulla superficie del quadrante. E le tre circonferenze servono a determinare il nord geografico. Antonio, di fronte a noi un luogo che mi dicevi è molto particolare per questo posto. Che cosa sarebbe? È in realtà una struttura naturale che è stata lavorata in una forma che è abbastanza tipica del mundus. Il mundus è l'opposto dell'auraculum, è il luogo che è una cavità naturale in genere che comunica col mondo infero, dove si svolgono dei riti collegati con l'acqua, con l'elemento acqua, e dei riti che si collegano appunto con le profondità infere. Nella loro concezione il mondo infero era il luogo oscuro, tenebroso dell'orco orrendo, dove avvenivano, era il luogo della morte, dell'oscurità, era il luogo dove della putrefazione, ma era anche il luogo dove avveniva il miracolo della rigenerazione della vita. Antonio, ultima tappa del nostro viaggio all'interno di questo vecchio, antico villaggio etrusco. Che cosa c'entrano delle monete con la storia di questo luogo, o la fine, diciamo? È un luogo fantastico per noi questo, perché è il luogo dove tanti anni di studio, simboleggia tanti anni di studio in un luogo non grande, dove noi abbiamo proprio operato una ricerca talmente di dettaglio da essere paragonabile un po' alle ricerche della polizia scientifica nel luogo del delitto. E questo è il luogo del delitto, questo è il luogo dove abbiamo trovato la testimonianza della fine del villaggio. Il villaggio bruciò, questo lo sappiamo perché abbiamo trovato tutte le tracce di incendio, come dissi è una piccola Pompei, abbiamo trovato tutti gli oggetti dentro le case e nessuno dopo l'incendio tornò per recuperare questi oggetti. Questo ci fece un po' meraviglia, soprattutto in questa casa dove abbiamo trovato un tesoretto di monete d'argento che sicuramente facevano parte di una paga che ricevevano questi mercenari celti che combattevano un po' in tutta Italia. 11 monete che abbiamo trovato impilate e che molto sorprendentemente abbiamo trovato essere state fuse in un solo punto. Qualcosa le ha colpite, qualcosa che ha prodotto un foro nella prima moneta in cima alla pila. Un foro quindi che richiede un'energia molto alta, 900 gradi,
per fondere l'argento. Da quel foro una goccia è scivolata su queste monete che stavano cadendo e nell'arco di pochi secondi la goccia si è raffreddata. Quindi significa, non è una fusione derivata dall'incendio stesso, ma anticipa l'incendio. Qualcosa ha colpito la prima moneta e in pochi secondi la goccia che è scaturita da quel foro si è raffreddata. Ovviamente abbiamo pensato a un fulmine, anche perché già abbiamo visto che qui vicino a questa casa, che è la casa 8, c'è un'area che sappiamo essere spesso colpita dai fulmini. Perché non sono tornati? Il fulmine è la miglior spiegazione del fatto che nessuno sia tornato, perché per loro, per lo spirito religioso che manifestavano, il fulmine era manifestazione della divinità. Quindi la divinità aveva stabilito la distruzione del villaggio, loro non sono più tornati. E qui, ringraziando il dottor Gottarelli per averci accompagnato in questo meraviglioso insediamento su Monte Bibele, gli promettiamo che torneremo a trovarlo perché vogliamo scoprirne di più sui reperti di cui ci ha parlato lungo la visita, quindi torneremo a trovarlo al museo in una delle prossime puntate. Grazie Francesca per questo excursus storico che ci ha illustrato. Noi adesso ci spostiamo a parlare di un'attività molto più moderna, ma che affonda anche questa le sue origini nella storia. Parliamo infatti di ballo, il principe delle nostre sagre, il ballo liscio, e ce ne parla Fabio. Ricorderete, la settimana scorsa abbiamo fatto visita alla festa di Santa Rita, che ormai tradizionalmente apre l'estate nel Frignano, apre le manifestazioni estive, le feste, le sagre nei paesi dell'Appennino modenese. Bene, vogliamo tornare alla festa di Santa Rita per una sorta di cameo, un omaggio a quello che è il compagno principale di tutte le feste della montagna, quello che ci accompagnerà durante tutta questa lunga estate nell'Appennino modenese, il ballo, dal valzer alla polca alla mazurka. Abbiamo voluto partecipare a una vera e propria gara di ballo. Roberta, per il secondo anno consecutivo la Sagra di Santa Rita dell'Oca apre con la gara di ballo, un momento per divertirsi e stare insieme al fresco del borgo di Santa Rita. Certo che sì, anche quest'anno abbiamo pensato di aprire appunto la festa di Santa Rita dell'Oca con la gara appunto di ballo che si svolgerà appunto tra poco, e perché abbiamo appunto fatto questa gara di ballo proprio perché le persone dell'Appennino modenese sono particolarmente vocate al ballo liscio. E quindi si è pensato per la seconda volta di riaprirlo, anche su richiesta, molti addirittura appunto proprio l'hanno richiesto, quindi stasera dovrebbero esserci anche un po' di coppie che ballano. Ecco, perché il bello delle feste, oltre naturalmente alla gastronomia, che soprattutto in montagna la fa da padrone, è la voglia di stare assieme ballando e ascoltando buona musica. Insomma, il liscio, non siamo in Romagna, ma anche qui il liscio è di casa. Il liscio è proprio molto sentito, fare una festa senza il liscio non avrebbe senso. Ci aspetta una serata all'insegna del divertimento, speriamo, la gente sta arrivando, sta rispondendo bene, quindi siamo contenti. Venite, venite su perché c'è fresco qua da noi, che giù c'è molto più caldo, e poi come tutti gli anni ormai la Roberta, che è la padrona di casa, penso che faccia sempre una ciambella col buco. Sarete voi i giudici dei ballerini? Ci vuole esperienza a giudicare una gara di ballo o ci vuole gusto? Un po' di esperienza sicuramente e anche un po' di gusto, però più esperienza secondo me. Lei signora, da quanto tempo è che balla? Io sono 40 anni, anche più. Meglio il liscio? È meglio il liscio, il valzer. 7 anni che ballo con mio marito. 57 anni, sempre con suo marito? Sempre con mio marito. Non ha mai cambiato il compagno? Prima sì, dopo no. Torniamo adesso nel bolognese, infatti andiamo insieme a Francesca a Castel d'Aiano, dove andiamo a vedere cosa è successo lo scorso sabato durante la festa dei vini e degli antichi sapori.
Un paese in festa per un'intera giornata, un'unica grande celebrazione di ciò che da sempre unisce le persone, le fa sorridere e divertire, le fa offrire il meglio di loro stesse. Il cibo e naturalmente il vino. Questa è stata la terza edizione della Festa dei Vini e degli Antichi Sapori di Castel Daiano, un unico grande, immenso momento conviviale. 15 punti di ristorazione e 25 cantine vinicole provenienti da tutta Italia hanno offerto il meglio dei prodotti provenienti da tutte le regioni. La musica, il divertimento, la voglia di stare insieme in una calda serata di luglio poi ha fatto il resto. La festa consiste in una proposta di un po' tutto quello che è la tradizione culinaria del nostro Appennino, prodotti tipici e piatti anche dimenticati, e li proponiamo abbinati ai vini dell'Italia. Noi, non avendo cantine vinicole localmente, sono troppo alti, abbiamo pensato però di abbinare quello che è la proposta territoriale alla produzione vinicola italiana. Quindi avremo cantine che vanno dalla Sardegna, dalla Sicilia fino al Veneto, Alto Adige, passando ovviamente per l'Emilia Romagna, che è l'asse portante e colli bolognesi di questa manifestazione. Immagino che siano diverse le attività invece legate alla ristorazione che partecipano e si associano, diciamo, a questa iniziativa. Sì, la cosa bella di questa iniziativa è che tutte le attività locali legate alla ristorazione sono presenti con loro stand, loro proposte, diciamo, da street food, termine che oggi va molto di moda. L'altra cosa interessante è che anche molte associazioni di volontariato sono in piazza anche loro per proporre altri piatti tipici, quindi il coinvolgimento è totale a livello del capoluogo e delle popolazioni di Castel Daiano. Siamo pochi ma validi. Di chi è stata l'idea di questa iniziativa? L'idea è nata 3 anni fa da Marco, una delle nostre risorse migliori sul territorio per quanto riguarda appunto l'enogastronomia, e appassionato di vini, non diciamo perché, però ha proposto questa bellissima idea con competenza, tant'è vero che Sommelier ha aperto anche un nuovo spazio di degustazione molto importante per il nostro paese, anche perché il nostro tessuto ovviamente si appoggia sulla integrazione di tutte le realtà territoriali. Quindi devo dire che Marco ha avuto questa idea, noi la stiamo portando avanti in maniera importante. Se non ci fosse lui, probabilmente questa iniziativa avrebbe molto meno spinta anche in questi anni. Un evento che va al di là del comune. Valorizza sicuramente il comune di Castel Daiano, che sta portando avanti questi anni questa bellissima iniziativa. Tutti gli anni abbiamo un riscontro sempre maggiore e sicuramente anche per tutto l'Appennino bolognese è un'eccellenza poter avere un'iniziativa come questa con 25 cantine e 15 stand gastronomici, ecco, con tutti i nostri prodotti. Sicuramente da riscoprire tutti i nostri vecchi prodotti che oggi sono tanto alla ricerca e che valorizza poi il turismo enogastronomico, che è quello che in questo momento sta sicuramente avendo una maggiore ricerca da parte dei cultori della gastronomia e del vino e anche di tutto il territorio. Così si scopre anche il territorio oltre che a scoprire i nostri sapori, ecco. Quali sono le altre iniziative in programma a Castel Daiano per questa estate, per chi volesse venire e per chi non le conoscesse? Sono iniziative che vanno sia a livello culturale, con un'iniziativa molto importante che è quella di Eugia Armonica, che è sulla chitarra classica, e questo attira anche artisti da tutte le parti del mondo. Poi ci sono altre iniziative rivolte alle famiglie, come l'Officina dei Bambini, che per 20 giorni riesce a raggruppare un centinaio di bambini, portando avanti iniziative e anche spettacoli fatti dagli stessi bambini, oltre ad altre iniziative, quelle ovvio religiose o anche tipo i fuochi artificiali sia di Villa Daiano che di Rocca di Rofeno, che attirano migliaia di persone. C'è di meglio che accompagnare a una festa come questa un buon bicchiere di vino con una fetta di salame e un po' di pane. Questa nostra attività è una delle più antiche del paese, è nata alla fine dell'Ottocento,
dell'Ottocento e da la quarta generazione con me che facciamo pane a Casteldaiano. Pane solo per il comune o anche arriva diciamo nei comuni limitrofi? Ma non so nei comuni limitrofi, però qua è sicuramente una delle più antiche che c'è. Specialità che avete e che producete? Beh, il pane montanaro oppure anche dolci della tradizione tipo lo zuccherino montanaro e nel periodo delle castagne i dolci delle farine di castagna. Un'iniziativa Festa dei Vini a cui partecipano tante aziende del territorio, ma in particolare le aziende storiche come il vostro caseificio. Sì, il nostro caseificio è un caseificio dal 1963, produciamo innanzitutto parmigiano reggiano di montagna che abbiamo avuto adesso da poco tempo il marchio Terre di Montagna, produciamo ricotta, produciamo yogurt, caciotte, panne cotte, tosone, tutto il derivato del latte. Immagino che stasera si possa assaggiare un po' tutto abbinato al vino. Sì, abbiamo principalmente il tosone e la caciotta e la ricotta perché abbiamo fatto un abbinamento con i vini di questa cantina che abbiamo vicino. Il pubblico sta apprezzando? Sì, sembra di sì. Sì. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata, noi però vi ricordiamo che potete sempre riguardarle sul nostro sito web www.appenninonews.it ma anche sulla pagina Facebook Estate in Appennino dove potete inviare sempre anche i vostri commenti e i vostri suggerimenti. Ci vediamo domani e vi salutiamo. Ciao!